Mi chiamo Ibrahima Fade ed ho 18 anni. Sono nato a Selby in Senegal. Ciao, io mi chiamo Ivan Figueroa. Io sono nato in Ecuador. Mi chiamo Sara, ho 17 anni. Io sono nata in Bielorussia. Mi chiamo Dalia, ho 16 anni. Mi chiamo Iron Perbellini, sono nato a Vimercate. Mi chiamo Danilo, insegno religione. Mi chiamo Diana, ho 18 anni, sono nata in Ucraina. Mi chiamo Abdel, ho 18 anni, sono venuto dall'Egitto. Mi chiamo Ahmed Andy, sono di origine marocchina. Mi chiamo Ruslana, ho 17 anni e sono nata lì, in Ucraina. Mi chiamo Giorgio Liu, vengo dalla Cina, ho 15 anni. Mi chiamo Bianca Ciulacu, ho 19 anni, sono nata in Romania. Mi chiamo Wissem, ho 30 anni, vivo in Italia da 28 anni, i miei genitori sono egiziani. Mio padre è arrivato prima di noi in Italia a cercare lavoro, poi ha deciso di portare anche noi. Cioè, quando ho saputo che dovevo venire qua in Italia, cioè, mi immaginavo un'Italia più bella comunque, come l'America. Mia madre era qua in Italia da tanto tempo e dopo 8 anni mia madre ha deciso di portarci anche noi qua, me, mio fratello e mio padre. Quando ho saputo che devo venire in Italia mi aspettava una cultura tutta diversa. Era un nuovo paese, quindi ero disorientato. La difficoltà più grossa che ho avuto all'inizio è stata il rapporto con i compagni, perché comunque all'inizio non sapevo dire neanche ciao. L'ostacolo è proprio la mia. All'inizio non ho conosciuto i ragazzi italiani perché ho paura di parlare con loro, di sbagliare qualche parola, mi prendevo in giro, queste cose. Hanno smesso di prendermi in giro dopo un anno, dopo che ho imparato un po' l'italiano, usciamo insieme, adesso siamo i migliori amici. L'Italia secondo me ha paura del diverso perché hanno paura che magari gli stranieri vengono qui e ci fanno del male o che vogliono imporre la loro cultura. Secondo me la paura del diverso è un po' da entrambe le parti. E gli italiani che comunque hanno fissa la paura. C'è lo straniero pure perché dovrebbe riuscirsi ad integrare di più e non chiudersi nei loro gruppetti. In Italia, secondo me, la paura del diverso è trasmessa dai genitori ai loro figli. Cioè, comunque nella mia generazione adesso cioè, non si sente più. Penso che i media creino dell'allarmismo nelle persone sul fenomeno dell'immigrazione. Spesso tendono ad ingrandire un problema che comunque è reale. Il preconcetto è difficile da scardinare, però secondo me la scuola può lavorare ancora una volta sensibilizzando sulla persona. Nella mia classe ci sono più o meno 5-6 ragazzi di origine straniera. La scuola appunto aiuta a integrarsi ai ragazzi stranieri perché appunto in un certo senso non li fanno sentire stranieri. Gli insegnanti che mi avevano portato per aiutarmi veniva soprattutto nelle ore di religione e mi portava fuori e mi aiutava a studiare. Il consiglio che darei alle scuole è di seguire più i ragazzi in classe, non portandoli sempre fuori, perché comunque cioè, isolandoli un po' dalla classe non imparirai ad avere rapporto con gli altri. E nella nostra scuola non c'è proprio un progetto dove fanno integrare gli stranieri portandoli fuori, parlando, che secondo me è inutile, perché così vi stai ancora di più dividendo dalla classe, quindi non c'è più integrazione. Secondo me sì, la scuola di oggi è molto preparata appunto ad affrontare la multiculturalità. In modo più specifico mi rifaccio alla scuola dove insegno, alla Fondazione Clerici di Milano, dove per esempio per i ragazzi di scuole multiculturali ha pensato loro di fare un corso di italiano, perché la prima cosa che permette una conoscenza è parlare per esempio la stessa lingua, e non solo dei corsi di educazione civica, perché conoscere le leggi, conoscere le regole di un paese, di uno stato, ovviamente favorisce anche l'integrazione. Non è facile sempre insegnare appunto a ragazzi, alunni di diverse religioni. Per non mancare, io direi, loro di rispetto. Io di solito imposto appunto le lezioni su temi generali. Non mi sono mai sentita veramente straniera. È utile comunque per integrarsi, anche andare a fare, come sono andata io, a fare magari ultimate frisbee, così
senza magari conoscere nessuno. Penso che lo sport svolga un ruolo importante perché ci permette di relazionarci col diverso, ma facendoci capire che alla fine non è così diverso. La mia passione è quella di fare pallavolo. All'inizio, cioè, mi sentivo molto diversa nella squadra perché comunque la mia divisa è appunto totalmente diversa, solamente la maglietta è uguale. Giocando con la squadra mi hanno fatto sentire una di loro. La mia passione per la danza è nata più o meno 11 anni fa, quando una signora mi ha portato alla Scala. La mia passione preferita è cucinare. Aiuto mio padre al bar, sulla lingua, perché mio padre non parla tanto italiano. Devo dire che noi della seconda generazione, ovvero i ragazzi nati o cresciuti in Italia di origine straniera, quindi figli degli immigrati, abbiamo questa crisi di identità, siamo italiani o stranieri. Io che ho 30 anni o i miei coetanei non avevamo nessun punto di riferimento, quindi dovevamo crescere da soli. Da una parte i genitori che vogliono trasmettere le origini, i valori del loro paese, dall'altra la scuola che trasmette altri valori. Quindi chi seguire, i genitori o la scuola? Vivere in due culture diverse è molto difficile, pure perché ti devi adattare a tutte e due. Sei in mezzo tra due uscite praticamente, che non sai cosa fare, certe volte non ti senti nemmeno, non sai nemmeno tu che cosa sei. Secondo me è giusto mantenere le proprie origini, indipendentemente da dove vai. Se vado in Francia io vivo da italiana, cioè sono italiana, rimango italiana. Ho due culture, sia quella italiana che quella senegalese. Ho preso le migliori parti sia da quella senegalese sia da quella italiana, quindi penso di essere avvantaggiato. Secondo me è un arricchimento avere comunque due culture. In casa comunque parlo rumeno, nel senso con i miei genitori comunque sono rumena, poi quando esco di casa divento italiana, con gli amici sono italiana. Tornare spesso in Ecuador è molto difficile perché devi avere soldi, anche se a volte mi mancano i miei parenti, i cibi, le usanze. E a casa mia mi trasmettono comunque molto la cultura marocchina. Magari a volte a casa parlo in italiano con mio padre, cioè mia madre diciamo che si arrabbia un po' perché alla fine vuole che parlo il marocchino. A casa mia parliamo sempre cinese, però con mia sorella qualche volta scherziamo qui con l'italiano. C'è stata, secondo me almeno, un'italianizzazione completa. A stento parliamo il moldavo, che sarebbe la nostra lingua d'origine. Essendo cresciuta cerco magari di riprendere queste cose che ho tralasciato nel tempo, cioè imparare il moldavo riprendendo alcune tradizioni. Io vado ogni estate in Egitto, torno nel mio paese ogni estate. Un altro problema delle seconde generazioni è, cioè, oltre le difficoltà dell'adolescenza, ci sono anche difficoltà per quanto riguarda i documenti. Io ho ottenuto la cittadinanza dopo 10 anni di richiesta, quindi dopo aver fatto la domanda, dopo 10 anni ho avuto la cittadinanza. E il fatto di non poter andare in gita perché non ho la cittadinanza, quindi andare all'estero, non sono potuta andare alle superiori, non poter votare. Anche per il lavoro, cioè c'erano dei bandi in cui non potevo partecipare perché non avevo la cittadinanza. Quindi già non avere la cittadinanza vuol dire sentirsi esclusi dalla società, da una società che secondo te invece ti appartiene, perché alla fine se sei nato e cresciuto in Italia sei italiano. Non mi sono mai fermato in particolar modo a riflettere sull'importanza della cittadinanza per uno straniero. È importante avere la cittadinanza italiana perché ormai sono cresciuto qua, sono venuto piccolo, ho fatto seconda media, adesso sto crescendo qua in Italia. Si potrebbe dire qualcosa in più sul diritto di cittadinanza ed aiuta tantissimo. Ti offre, secondo a mio avviso, un'integrazione su carta, no? Abbiamo dei problemi con dei documenti, quindi se io tornassi in Ucraina non potrei più ritornare in Italia. Non so, almeno io so questo, non so neanche perché. Consiglio tanto ai ragazzi di informarsi su questa tematica
perché la cittadinanza è un documento, è una possibilità in più, ti aiuta ad integrarti di più in Italia e ad informarsi, perché a volte i genitori non si informano o non danno peso alla cosa. Quindi ci sono tanti sportelli anche che fanno parte appunto della cooperativa Monza 2000, in collaborazione con vari comuni di Monza e Brianza, che danno informazioni su questa tematica, sulla tematica della cittadinanza, ricongiungimento familiare, permesso di soggiorno. Quindi è giusto informarsi. La cooperativa Monza 2000 insieme ad altri comuni, comune di Brugherio e di Villa Santa, stiamo lavorando per un progetto che si chiama Attività di Rete, e ha l'obiettivo appunto di mettere in contatto gli stranieri con l'amministrazione per far sì che gli stranieri si inseriscano di più nella società e per far sì che anche l'amministrazione abbia modo di conoscere come vivono gli stranieri sul territorio. Perché noi, a differenza dei nostri genitori, siamo nati e cresciuti qua, abbiamo studiato qui in Italia, ci siamo laureati, lavoriamo qui, ormai la nostra vita è questa. Quando vado in Ucraina mi sento straniera lì, perché mi chiamano italiana o comunque mi prendono in giro anche i parenti per come parlo, per l'accento, perché ho l'accento italiano. Mi sento a casa in Italia. Questa è la mia casa, perché qui in Italia ho tutto. Non mi sono mai vergognata delle mie origini, appartengo sia alla Romania che all'Italia. Cioè, io ho una voglia di sapere tantissime cose che mi interessa e le cose che mi piacciono. Quindi la cultura italiana mi piace molto. No, mai vergognato, anzi io sono orgoglioso di essere senegalese, lo ripeterò sempre. Perché se uno è nato là, perché dovrebbe vergognarsi, scusami? Se ti vergogni vuol dire che non vuoi esserlo, non ci torni ogni anno a trovare i tuoi parenti. All'inizio, quando sono venuto in Italia, mi sentivo come un straniero perché non sapevo parlare, come fosse a casa adesso. Io, cioè, non è che mi sento parte dell'Ucraina o dell'Italia, mi sento più parte del mondo. Col passare degli anni ho capito che essere di origine straniera vuol dire avere un bagaglio culturale in più. Scelgo la strada dei miei genitori oppure scelgo la strada che mi, non so, dei miei compagni italiani. Io ho scelto di stare nella via di mezzo. Ivan! Din quenela i soldi, din